Cambi Event, oggi siamo ad Afragola, ci troviamo presso il liceo Brunelleschi, un istituto che offre ben tre indirizzi, indirizzo scientifico, linguistico e classico. Oggi Open Day, scuola aperta al territorio anche di pomeriggio e nonostante il grande freddo, il freddo pungente, veramente c'è una folla incredibile, tanti genitori, tanti alunni delle scuole medie che hanno affollato l'istituto per verificarne l'offerta formativa e per visitarne le attrezzature e gli impianti. Adesso andiamo un poco all'interno dell'istituto, andiamo ad intervistare i protagonisti di questa bellissima manifestazione. Seguiteci. Eccoci all'interno dell'istituto, accanto a me la dirigente scolastica del liceo Brunelleschi, la professoressa Adele Vital. Grazie Presidente per la sua disponibilità. Oggi noi andiamo in giro per le scuole, oggi è un episodio, tra virgolette se mi consente, di buona scuola. Tanta affluenza di pubblico, tanti studenti delle scuole medie, il liceo Brunelleschi offre veramente tanti progetti anche nelle ore extracurricolari. Ma perché questi studenti delle scuole medie, Presidente, dovrebbero scegliere proprio il liceo Brunelleschi per proseguire il loro iter di studio? Noi abbiamo in effetti già, diciamo, a livello istituzionale numerosi progetti che negli anni scorsi hanno riscontrato successo non solo da parte degli alunni, dei genitori e dei professori naturalmente che li hanno messi in campo, ma anche hanno avuto riconoscimenti a livello nazionale. Per esempio abbiamo il giornale d'istituto che ormai è diventato appunto un progetto istituzionale che rinnoviamo ogni anno e curato da professore Salomone Graniero. Come diceva Presidente, lei ha vinto il primo premio l'anno scorso, no? Questa edizione, sì, premiata anche dal Presidente Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna. Sì, dall'Ordine dei Giornalisti, e quindi è un riconoscimento che ci rende molto orgogliosi. Questa tradizione sta continuando, speriamo sempre con maggiori adesioni, maggiore successo, anche più aperto all'esterno, in modo tale da diffondere anche sul territorio la voce del Brunelleschi. I ragazzi si interessano appunto non solo dei problemi della scuola, ma anche dei problemi territoriali. Hanno partecipato a numerose manifestazioni contro la mafia, contro la camorra. Sono stati alla masseria, che è un bene requisito alla camorra. In ogni occasione loro trovano spunto per appunto interessarsi della realtà che ci circonda. Adesso vogliamo dire un po' gli indirizzi di studio, no? Sono vari percorsi, sì, in questo istituto. Diversi percorsi, quello scientifico tradizionale, che è quello del liceo Brunelleschi, caratteristico del liceo, che comprende diverse sezioni, sette sezioni. Poi abbiamo il linguistico con tre sezioni e il classico, che adesso ha visto l'anno scorso instaurarsi una seconda prima, quindi un secondo corso di classico, e cerchiamo insomma di dare al meglio l'offerta formativa per tutti i vari indirizzi, quelli tradizionali del liceo, che poi naturalmente troveranno sbocchi all'università. Cerchiamo anche con i nostri progetti di incentivare la preparazione, per esempio per l'ammissione ai test di medicina. Abbiamo un percorso di AutoCAD, quindi di disegno, che può servire anche per l'iscrizione poi a ingegneria, architettura. Quindi cerchiamo di avviare i nostri ragazzi nel modo migliore possibile verso le facoltà universitarie, e negli anni scorsi abbiamo riscontrato buoni risultati, insomma, molti hanno superato i test, si sono iscritti e continuano in maniera molto positiva la carriera universitaria. Speriamo di riuscire sempre a dare un'offerta migliore e propositiva. Grazie, quindi un istituto avanti nel tempo, dicevamo prima, circa 1400 studenti che possono usufruire di questo istituto, dei vari laboratori, anche nelle ore
pomeridiana, no? Tanti progetti, diceva lei, di potenziamento delle lingue, di fisica, di chimica e di preparazione anche per qualsiasi facoltà universitaria. Ma noi linguistica è un'altra eccellenza perché comprende numerose postazioni, è dotato di computer, cuffie per seguire anche gli audiovisivi. E come progetti linguistici abbiamo già negli anni scorsi attuato un progetto di scambio culturale con la Francia. Anche questo è stato molto, ha avuto molto successo, insomma, anche da parte delle famiglie, si ripeterà quest'anno. E inoltre con l'alternanza scuola-lavoro c'è stata la possibilità di far i nostri alunni, di renderli tutor dei bambini della scuola Marconi, che appunto... Quindi un'esperienza sul campo, prego. Sul campo, e si sono trovati molto bene sia la Marconi sia i nostri ragazzi. Un istituto che veramente ha tante attrezzature, tanti impianti, però è un istituto imponente che rappresenta il polo culturale non soltanto per Afragola, anche ma per le città vicinori, no? Per tutti i comuni limitrofi. Questo sì, possiamo essere orgogliosi di questa cosa perché ci riconoscono ormai, diciamo, sul territorio, e anche per questo penso che l'affluenza dei genitori e dei ragazzi sia garantita, insomma, dalla nostra offerta formativa. Speriamo, insomma, che anche le nuove leve si trovino bene e abbiano i risultati migliori dalla nostra offerta. Presidente, è un messaggio che vogliamo lasciare ai nostri amici telespettatori, un messaggio, diciamo, di speranza per il futuro di questo territorio, un territorio che bisogna diciamo, fondare anche sulla cultura soprattutto, no? Noi questo cerchiamo di fare, cioè di rendere i nostri ragazzi veramente consapevoli delle proprie potenzialità, e quindi in modo tale che le possano poi applicare sul campo e essere sicuri della loro preparazione e spenderla in ogni campo, insomma, della loro carriera universitaria, anche dopo, quindi trovare un'occupazione cercando di evitare che vadano tutti quanti fuori. Noi vorremmo... Dunque dei cervelli devono restare qua in Italia. Noi vorremmo proprio questo, che, insomma, essendo ragazzi preparati e brillanti, trovino qua, insomma, la loro soddisfazione anche dopo un percorso di studi abbastanza intenso, perché comunque è pesante, il percorso di studi non è molto leggero e devono studiare per avere risultati brillanti. Lo studio poi fa tutto il resto, ti dà la possibilità di inserirti anche nel mondo del lavoro, quindi, e soddisfa poi le esigenze, come diceva lei, preside, sia degli alunni che delle stesse famiglie che fanno tanti sacrifici. Adesso, preside, se è d'accordo, facciamo un po' un giro, tanta affluenza nonostante il grande freddo, e poi ci vediamo per i saluti finali. Va bene, vi ringrazio per la vostra collaborazione, speriamo veramente che anche l'anno prossimo sia un anno pieno di successo per i Brunelleschi. Allora, amici di Capri Event, proseguiamo questa nostra visita a questo splendido istituto, il liceo Brunelleschi di Afragola. Eccoci qua con le professoresse, gli allievi, i prof, scusate l'intrusione, dove ci troviamo in questo momento? Buonasera, ci troviamo nel laboratorio di fisica del liceo Brunelleschi. Io sono la professoressa Castaldo Michela, la professoressa Sodano Concetta, il nostro capo dipartimento sentiremo dopo di matematica e fisica. Allora, dicevamo, ci troviamo nel laboratorio di fisica con alcuni dei ragazzi, questi sono degli alunni di quinta che si sono appassionati del laboratorio di fisica e quindi adesso sono alle prese con dei circuiti elettrici, collegamenti di resistenze e calcoli di grandezze relative all'elettricità. Quindi fa parte del programma che loro poi mettono in pratica e abbiamo visto veramente i lavori bellissimi. Ragazzi, in modo particolare fa apprendere ancora meglio la teoria che studiano in classe. Grazie professoressa. Professoressa, tanti progetti nella laurea extracurricolari, anche soprattutto di fisica, no? Esatto, sì. Questi sono progetti che loro vengono a fare qui all'interno del laboratorio. Ci sono questi, ci sono anche laboratori di fisica, insomma vengono a toccare con mano quello che poi è tutta la parte teorica che imparano nei banchi di scuola. Quindi applicazione, teoria alla pratica, e poi quello che conta è proprio la pratica, no professoressa? Esatto, qui imparano, mettono in opera quello che poi è teoria. E quindi tutto diventa un po' più semplice, anche l'apprendimento è più semplice attraverso la costruzione di circuiti e cose del genere. Grazie professoressa, vediamo un po' gli allievi, la soddisfazione di mettere in pratica quello che le vostre professoresse spiegano poi in teoria. Mi chiamo Anna Mocerino, sono di Quinta F, sono alunna della professoressa Castaldo. Sì, la soddisfazione è comunque tanta perché ci siamo impegnati molto, è meraviglioso come la nostra professoressa ci abbia permesso comunque, come avete detto in precedenza, di integrare quella che è la teoria
teoria nella classe, comunque a quella che è la pratica nei laboratori, che comunque rende l'amore per la fisica molto maggiore, soprattutto ci dà un approccio diverso a quello che è magari anche un po' noioso della semplice teoria. La soddisfazione è tanta soprattutto nel vedere tanti ragazzi che saranno poi il futuro del nostro liceo che noi quest'anno lasceremo. E allora io ti chiedo, per quale motivo questi studenti delle scuole medie, delle terze medie dovrebbero scegliere proprio il liceo Brunelleschi? Allora ragazzi, noi vantiamo di un corpo docente straordinario che personalmente penso di poterlo affermare con tutta certezza, e soprattutto il nostro liceo ha tanti laboratori, tante cose da offrire, e ragazzi iscrivetevi perché non ve ne pentirete. Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Brunelleschi. Mi chiamo Letizia Castaldo di 4 C e faccio parte del progetto Libero Pensiero giornalistico della scuola. Questo progetto coinvolge molti ragazzi che si riuniscono una volta a settimana per concordare l'uscita di questo giornale, che poi sarà distribuito in tutto l'istituto. Questo giornale ha anche avuto alcuni riconoscimenti a livello nazionale, infatti abbiamo vinto un premio e siamo stati riconosciuti come miglior giornale scolastico d'Italia. E infine, per concludere, vorrei dire che questo giornale è la voce di chi non ne ha, una voce per qualsiasi studente che si voglia esprimere. I docenti responsabili di questo progetto sono il professor Michele Salomone e la professoressa Maria Francesca Graniero e il professor Francesco Sdino, che si occupa in particolare dell'altro progetto parallelo del giornalino Kairos. Insieme alla professoressa Cinzia Russo, funzione strumentale per l'orientamento. Grazie professoressa per la sua disponibilità. Oggi Open Day, grande manifestazione, grande affluenza di studenti delle scuole medie che poi l'anno prossimo saranno i futuri liceali del Brunelleschi. Sì, noi ci auguriamo di sì, come ogni anno rendiamo questa scuola in questo giorno particolarmente motivante e motivata, perché l'Open Day lo fanno i nostri studenti, cioè è la loro festa, è il loro modo di in effetti portare la scuola fuori dal territorio, no? Cioè nel territorio, quello che loro fanno, le attività, ma anche l'entusiasmo che ci mettono nelle cose, quindi per noi sicuramente è un biglietto da visita importante. Professoressa Russo, ma tanti progetti extracurriculari di lingue, di potenziamento, di teatro, giornalismo e anche tanta alternanza scuola-lavoro, no? Sì, progetti di alternanza scuola-lavoro che sono sicuramente congruenti con i nostri indirizzi di studio e che danno particolare valore a questo ponte di collegamento fra la scuola e la formazione e il lavoro. Come ci insegna l'Europa, come ci insegna la realtà dei nostri tempi, una realtà che deve essere comunque appresa non soltanto da un punto di vista disciplinare, ma dal saper fare, dalle competenze spendibili in diversi campi. Quindi anche tante certificazioni, no prof? Sì, ogni anno noi facciamo veramente tanta importanza all'acquisizione di certificazioni per le lingue che qui si insegnano, non soltanto allo scientifico ma anche al linguistico, perché noi abbiamo anche l'indirizzo linguistico, quindi spagnolo, tedesco, francese e inglese. E devo dire la verità, dalle statistiche i ragazzi sono veramente motivati poi a seguire questi corsi e nel 99% dei casi raggiungono i livelli che si prefiggono durante il percorso scolastico. E poi tanta preparazione per affrontare qualsiasi facoltà universitaria, professore. Ripeto, il professore Zambrano, non mi voglio ripetere, ma lui è uno dei luminari proprio che spesso ci viene a trovare a fare orientamento. I ragazzi vanno anche nelle sedi universitarie
universitarie, cerchiamo comunque di prepararli all'importanza di quello che li aspetta fuori, proprio per evitare un insuccesso scolastico poi all'università o comunque una scelta non meditata sulla carriera universitaria. Grazie professor Russo. Professore Zambana, approfittiamo della sua illustre presenza. Professore, allora, come ha trovato questi alunni che lei da qualche anno segue, no? Come ha detto la professoressa Russo, per l'orientamento universitario? Sì, certamente il liceo Brunelleschi io la reputo una eccellenza di questo territorio e quindi qui ho potuto trovare sia ragazzi eccellenti che un corpo docente adeguato alla formazione di queste persone. E io oggi sono qui perché non si pensa soltanto all'orientamento in ingresso, ma anche a quello in uscita. Quindi qui nel liceo Brunelleschi ho trovato un terreno fertile per quello che riguarda le opportunità di dimostrare a questi ragazzi il metodo scientifico. Io mi interesso di ricerca in ambito biomedico e quindi attraverso le numerose attività che poniamo, che organizziamo all'interno del liceo Brunelleschi, prepariamo questi ragazzi alle future scelte lavorative ed universitarie. Grazie professore Zambano, in bocca al lupo per il lavoro e noi proseguiamo la nostra visita a questo splendido istituto Brunelleschi di Afragola. Seguiteci. Okay. Buonasera, io sono Francesca, lei è Fabiana, frequento la terza O del liceo classico, lei la quarta Q del liceo linguistico e abbiamo partecipato al progetto Scuola di Pace, la cui referente è la professoressa Russo Annunziata, la professoressa di religione. A questo progetto partecipano circa 100 studenti, oltre che del liceo Brunelleschi, anche del liceo Villari e Cacioppoli, e ogni venerdì circa ci incontriamo il pomeriggio, più o meno verso le 2:30, e arriviamo con il pullman interamente pagato dalla scuola a Via Foria, che è la sede propria della Scuola di Pace, e siamo divisi in quattro gruppi principali: laboratorio teatrale, musicale, il laboratorio di arte e disegno e di storia dell'arte, i cui tutor sono persone competenti e del mestiere. Adesso passo la parola alla mia collega. Il progetto Scuola di Pace comprende quindi anche il laboratorio musicale, con il quale è diciamo gestito da un insegnante di canto e quindi anche un'attrice. Ci insegnano soprattutto a cantare, a stare bene tra di noi, ma soprattutto con noi stessi, perché ci danno autostima, ci insegnano ad avere autostima di noi stessi, e oltre a ovviamente insegnarci a cantare e a suonare. Io sono Antonia Aprile di quarta E e faccio parte del gruppo di solidarietà che tende a sensibilizzare i ragazzi verso la solidarietà e ad educarli verso l'aiuto verso il prossimo. Il gruppo si riunisce due volte l'anno, a Pasqua e a Natale, per vendere il cioccolato all'interno della scuola, i cui fondi, i cui ricavati poi vanno ai fondi dell'AIRC, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, e all'AMACA, che invece si occupa di aiutare i bambini leucemici e le proprie famiglie dopo che sono stati deospitalizzati. Allora, questo è il nostro laboratorio linguistico, quindi il laboratorio dove si svolgono le lezioni di inglese, francese, tedesco e spagnolo, quando il professore prenota l'aula per la classe. Dunque c'è il professore che si siede di qua e grazie a questo archetto può far sentire la sua voce nelle cuffie di tutti gli alunni che sono seduti di fronte, però può anche selezionare uno degli alunni che appunto sono seduti dall'altro lato della cattedra e quindi far parlare lui e farlo sentire da tutte le altre persone che sono nell'aula. Abbiamo scelto quest'aula per parlare di tutte le attività coordinate dal Dipartimento Linguistico, che vanno dallo scambio culturale con la Francia fino a parlare delle certificazioni in lingua, che oggi sono un documento sempre più importante. Allora, gli obiettivi principali sono quello di creare legami tra i giovani europei, infatti molti dei corrispondenti francesi e italiani si tengono in contatto anche dopo lo scambio. Inoltre è anche importante conoscere la storia e la geografia del luogo che si visita, infatti grazie alle uscite didattiche sia in Italia che in Francia si possono scoprire appunto la storia e la geografia. Inoltre questo scambio è anche importante per apprendere nuove conoscenze della lingua, in questo caso
caso la lingua francese. Vengono selezionati i ragazzi partecipanti allo scambio attraverso, attraverso la lingua francese con un livello minimo di B1 e la predisposizione delle famiglie ad accettare un partner straniero per i propri figli e anche la predisposizione dei ragazzi ad abituarsi a usi e tradizioni diverse dalle proprie. Siamo con i rappresentanti di questo splendido istituto, dicevamo liceo Brunelleschi di Afragola. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità. Oggi questa splendida manifestazione Open Day, voi siete giunti al percorso di studio quasi ultimo anno, studenti del quinto anno, presentatevi da solo. Sono Alessandra Lega Gagliazzo di quinta O. Luisa Di Mauro di quinta D. Luigi Massari di quinta O. Giuseppe Augusto Bassolino di quinta A. Come vi siete trovati in questi 5 anni qui al Brunelleschi? Sicuramente sono stati degli anni molto importanti nella mia vita che mi hanno segnato e ovviamente la figura e il ruolo della scuola in questi anni è di fondamentale importanza, soprattutto quello dei professori che ti aiutano nel processo di crescita. Una preparazione importante che vi dà la possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie. Sì, assolutamente, noi siamo impegnati già da adesso, quindi per la preparazione ai test successivamente per l'università, e siamo sicuramente convinti che la crescita che abbiamo ricevuto in questi 5 anni di liceo ci porterà tantissimo a livello universitario. Ragazzi, un giudizio sui vostri docenti, sulla preside di Adelevitame. I docenti e la dirigente in questo liceo sono molto vicini alle problematiche anche che un ragazzo può avere, sono dei docenti molto sensibili che vanno al di là dell'aspetto didattico, quindi aiutano i ragazzi in tutto e per tutto. Allora, perché gli studenti delle scuole medie dovrebbero scegliere proprio il liceo Brunelleschi per proseguire il loro iter di studio? Il Brunelleschi è probabilmente il liceo che nella zona può dare la preparazione migliore per poter affrontare successivamente l'università. È una scuola che lega gli alunni non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista delle possibilità che dà ciascuno di loro. È una scuola meritocratica, egualitaria, che dà la possibilità a tutti di poter esprimere le proprie passioni e la propria personalità. Grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo per l'esame di Stato, in bocca al lupo per il vostro percorso di studi anche universitario. Eccoci qua per i saluti finali, grande manifestazione, grande affluenza di pubblico, veramente questo liceo che si conferma un punto di riferimento non soltanto per gli studenti di Afragola ma dell'intero circondario a nord di Napoli. Io vi ringrazio perché ci avete dato la possibilità di essere visibili anche per quest'anno e conto veramente sul fatto che i nostri ragazzi, quelli che si iscriveranno, le nuove leve, ottengano ottengano lo stesso successo, le stesse soddisfazioni che stanno avendo i loro compagni già più grandi. E noi naturalmente ci vediamo alla prossima puntata, buon proseguimento con i programmi di Capri Event. Vi aspettiamo al liceo Brunelleschi.